Benvenuti tutti alla 13ª parte di Pokémon Perla. Va bene, allora, in questa parte si arriverà a Rupepoli. Questa è la pensione. Iniziamo subito. Questa è la pensione. Questo qui vedrà gli uovi quando ci lascerete i Pokémon. E dentro c'è sua moglie che... Vabbè, questo dovreste sapere. Vabbè. Dove lasciare i Pokémon? E... Vabbè, non c'è da dire altro. Ah, qua c'è la grotta Onnun. È da lì, questa qua, faccio vedere. Questa qui è la grotta Onnun. Mentre questa casetta in mezzo è dove per prendere i bolli per le Pokéball. Però prima dovreste prendere i portabolli. Allora, andiamo prima qua dentro che c'è sempre. Ah sì, qui ci sarà un omino che vi chiederà di catturare determinati Pokémon. Se li riporterete vi darà qualcosa. Ok, andiamo avanti. Allora, bicicletta. Ta-ta-ta. Questo l'ho battuto. Ne. Ok. Ah, e prima di venire qui ho, diciamo, fra virgolette, allenato Pokémon. Non ho allenato Pokémon, ho battuto solo la torre Mimoride dove mi hanno dato pietra albora, revitalizzante, forza. Alla fine ti darà. È lì che si trova forza, la MN. E. Boom, un'altra cosa. Ok, non mi chiedete perché non si sente l'arrivo del Pokémon. È la cassa del mio... Come si chiama? Il mio televisore. Infatti non si sente neanche l'attacco. Vabbè, basta. Non mi interessa. Scusate, ma avevo bloccato per rimettere il volume a modo, eh. Allora, continua a lottare. Oh, infatti ora si risente il verso del Pokémon. Allora, ammazziamo di Raffaring. Che è super efficace, visto che è un Pokémon di tipo psichico. Penso. Non lo so, va bene, andiamo avanti. E uccidiamo anche lo Psyduck. Che se non si evolvesse in un Golduck sarebbe il Pokémon più inutile come Magikarp. Vabbè, però Magikarp proprio fa schifo. Psyduck un po' meglio, eh. Allora, ah sì, qui si sì, ho capito. Na na na. Sì, ma vaffanculo, spio. Lo so, non importa che me lo dici. Allora, andiamo. Vaffanculo. E battiamo le gemelline, rompipalle. Ui. Se. Quando le sfiderete, erano sempre più forti. Con il coso, con il cerca, sì, con il cerca, sì, scusate, cerca sfide. Perfetto, sempre mi fanno un attacco con Pikachu a flauto. Va bene. Vediamo di muoverci. Allora, te ti ammazzo. E te ti ammazzo. Anche tanto non ammazza neanche lui. Vaffanculo, eh. Vaffanculo. Ah, ti ho paralizzato. Va bene, sono l'unico imbecille che sono qua da solo che ride. Ok, basta. È meglio. L'attacco più doso di tutto il mondo. Vabbè, non ci interessa. Allora. Pistola acqua contro Clefairy. Ma un'altra scintilla. Meno male me l'ha fatto.
quell'attacco è più le volte che ti fallisce che, che le volte che ti attacca. E muore anche Pikachu. Se muori. Ok. E con questo video dirò lore dei keyholder, metti i prossimi video, se no ti uccidiamo. Se siete d'accordo con me, commentate. Cosa che sarà sicuramente... che è sicuramente possibile, diciamo. Va bene. Non fateci caso, sono discorsi che faccio nella mente. Facciamo una colletta per uccidere l'ore dei keyholder. Perché non fa più video. Secondo me è frutta. Sì. Va bene. Andiamo avanti. Capito? Se mi stai ascoltando, devi fare i video. Cose che sono molto utili per tutti quelli che li guardano. Si chiamano video. Video. V-I-D-E-O. Di Pokémon Nero, ma preferibilmente anche di SoSilver. Muoviti a mettere altri video. Basta. E con questo mi ritiro. Cioè, con questo mi ritiro. Si continua a fare questo video. Bene, bene, bene. Uccidiamo questo cazzo di allena Pokémon. Con comete. Non sembrerebbe, però è forte come attacco. La 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 la. Ora che mi rimbombolo. Sì. Ci manca solo un Pokémon nella nostra squadra. Che è Snorlax. Come cazzo si chiama? Che si evolve in Abomasnow. No! Cazzo di Buddha. Fuck. Mi manca uno, copione, vaffanculo. Cosa è risolto? Con questo? Perché io ho fatto pista l'acqua? Ma vaffanculo, basta. Meno male è morto. Ok, da qui in avanti salterò le cose, perché sennò ci si mette troppissimo. Al massimo gli allenatori li batterò dopo. Sennò ci si mette veramente troppo. Se devo battere ogni allenatore di ogni posto, se... forse domani ci si fa. Vaffanculo. Voi prendetela. Questa la salto. Rieccoci qua. Allora, qui vi daranno la Temumu, dove dovrete battere tutti gli allenatori. Qui ci saranno degli Psyduck che vi non vi faranno passare, che potrete andare più tardi. Vabbè, qui ci sono degli allenatori, lì vi daranno, mi sembra, un MF. Andiamo avanti. Sì, buona Ugo. Lì un altro albero per il miele. Mettiamo questo allenatore. E andiamo avanti. Dopo aver battuto questo scopri di rovine, si va avanti. Gli altri allenatori li batterò dopo, quando in un tempo futuro. Più ne scanso meglio è. Allora andiamo. Bachi c'è. Vaffanculo. Muori. Allora, voi se li volete batteteli comunque. Io no. Vai, andiamo avanti. No, andiamo avanti. Ho detto, non andiamo indietro. Prendiamo questa Pokéball che è l'astrapugno. Che queste qui serviranno per Arceus. Se la prenderete. Sì, sì, lo so dove lo metto. Allora, bene. Anche Maffacchia. Un Ponyta. Sì, non ce ne frega un emerito. Cavolo. Di un Ponyta. Sì, vi piove. Tutte ste cippelippe. Allora, siamo al decimo minuto. Proprio ora, bello fresco. Allora, andiamo avanti.
Oh no, io non passo di qui, preferisco battere l'allenatore. No, andiamo qui. Infatti. Qui ci sarà non so che cosa. E si scansa. No. Questo lì c'è un altro Pokéball. Allora andiamo, battiamo questi due. Dai, questo ve lo faccio. Rieccoci. E fra qui ho anche preso le due Pokéball. Quella là era un'onda shock e quella lassù. E questa di qua era una cura totale, vabbè. Tranquilli, tranquilli, che onda shock si è preso. Beh, sicuramente la insegno a coso. Ed eccoci a Rupepoli. Visto che bello, c'è anche il team della galassia che ci aspetta tranquillamente. Cialalala. Ma qua ci sarà la nostra terza medaglia. Buono, buono, buono. Se ci provate ad andare, vi diranno: ehi tu, questo è il deposito del team galassia. Non è un posto per bambini come te. Ma tutti sanno leggere, quindi io l'ho detto così per curiosità, per dirlo. Perché se non l'avevo detto non lo dicevo. Come sono scemo. Vabbè. Allora andiamoci a curare i Pokémon. Papparapparappa. Sapendo solo dove. Ah, queste qui sono i meteoriti per cambiare lo stato di Deoxys. Infatti se parlate con una vi dirà: misterioso meteorite che è caduto dal cielo. Ah no, solo dopo ve lo farà cambiare. Sì, più tardi. Vi dirà tipo: oh, che è successo qualcosa, roba del genere. Ok. Allora, mettiamo in sesto i Pokémon. Ok, ho spostato di posto Floatet. E ci ho messo prima Monferno. Perché, boh, non lo so perché. Perché mi piace mettere così. Perché c'ho da allenare lui. Perché c'ho da allenarlo. Ok, ora. Ora, presumibilmente, che non mi ricordo un cazzo, si dovrebbe andare qua. Logica, logica, logica. Ah sì, qua ci dovrebbe essere una. No, non è qui di qua. Eccola, lo sapevo, sa. Che è una pipissu molto utile. Non ci disgusta. Non ci disgusta. Perfetto. Poi qua si dovrà abbattere tutto il palazzo. Questo ora faccio vedere un po'. Com'è? Perfetto. Avete visto? Avete fatto? Avete. Basta. Avete basta. Allora, io chiuderei anche perché non so più cosa fare. Era meglio se li battevo gli altri allenatori. Visto che non c'è da fare nulla. E quindi è tutto. Commentate, votate e iscrivetevi. Da Magmortar94. Continuate a seguirmi. Ciao.